Prendo atto che non vi sono obiezioni, dispongo l'attivazione della trasmissione attraverso lo YouTube della Camera dei Deputati. Interviene in videoconferenza il dottor Sergio Cristallo, direttore centrale del coordinamento normativo dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno, dottor Cristallo, prego. Buongiorno, signor Presidente, onorevoli commissari, si ringrazio innanzitutto per l'opportunità concessa all'Agenzia delle Entrate di fornire il proprio contributo in merito ai contenuti del decreto legge 30 dicembre 2023, numero 215, d'ora in poi. Un attimo che c'è un problema. Anche per il 2024 dell'esonero Chiedo dall'obbligo. scusa, dottor Cristallo, scusi, c'è stata un'interruzione, quindi se possiamo ripartire da capo perché si è interrotto subito il collegamento. Grazie. Certamente, ringraziamo innanzitutto, signor Presidente, onorevoli commissari, per l'opportunità concessa all'Agenzia di fornire il proprio contributo in merito ai contenuti del decreto numero 215 del 30 dicembre 2023, attualmente in corso di conversione e intervenuto in materia di proroga di termini normativi. Nell'illustrare le novità più significative ci si soffermerà sugli aspetti di natura strettamente tributaria che comunque riguardano più da vicino l'attività dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, con il decreto in esame, il Governo dispone la proroga anche per il 2024 dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni e gestioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Tra le novità di carattere fiscale, va poi segnalata la proroga andando dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Da ultimo viene prevista la proroga degli effetti giuridici delle disposizioni della Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e SOGEI del 23 dicembre 2009 e degli accordi convenzionali attuativi in relazione ai servizi informatici del sistema destra sanitaria e dell'INI, ossia l'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici. Per quanto concerne quindi la fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, l'articolo 3,3 del decreto interviene in materia di fatturazione elettronica appunto delle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Sul punto va premesso che l'articolo 10 bis del decreto legge 119 del 2018 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al detto sistema informativo. Tale divieto è stato più volte oggetto di proroghe, da ultimo fino al 2023 ad opera dell'articolo 9 bis del decreto legge numero 198 del 2022. La disposizione in commento estende ulteriormente il citato divieto a tutto il 2024. L'effetto dell'articolo 9 bis, 2 del decreto legge 135 del 2018 si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica oggetto della misura di proroga in argomento si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il temporaneo divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche risponde all'esigenza di raggiungere un punto di equilibrio tra il perseguimento della digitalizzazione degli adempimenti tributari, ai quali mira la fatturazione elettronica, e il rispetto della riservatezza dei dati personali. Infatti, fin dall'istituzione della fatturazione elettronica sono emerse esigenze di particolare tutela riguardanti il trattamento dei dati personali sensibili che dovrebbero essere indicati nelle fatture e che di conseguenza transiterebbero per il sistema di interscambio SDI gestito dall'Agenzia delle Entrate. L'ulteriore proroga al 2024 del divieto de quo è quindi funzionale all'individuazione da parte delle competenti amministrazioni di specifiche modalità di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche che siano in grado di contemperare l'esigenza di tutela della privacy con quella di semplificazione e digitalizzazione dei servizi e degli adempimenti tributari.
Per quanto poi abbiamo il comma 6 dell'articolo 3 del decreto che riguarda il recupero di aiuti di Stato e di aiuti di Stato in regime de minimis di natura fiscale, per i quali è mancata l'iscrizione delle relative misure di aiuto, degli aiuti ad hoc, da parte dell'autorità responsabile nei registri appositamente istituiti, ossia l'RNA, il Registro Nazionale Aiuti, il SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e il SIPA, il Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Si ricorda che per autorità responsabile si intende il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, in caso di un regime di aiuto da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto, l'autorità responsabile è il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea, ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna amministrazione. Questa è la definizione di autorità responsabile fornita dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, numero 115, recante proprio la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Oggetto della proroga è più in dettaglio il termine per il recupero degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, i cosiddetti aiuti automatici, oppure degli aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, ma che non ne determinano l'ammontare, in quanto la loro quantificazione è possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. Questi ultimi sono i cosiddetti aiuti semiautomatici. Rispetto a tali forme di agevolazioni, l'Agenzia delle Entrate provvede alla registrazione degli aiuti fruiti individualmente dai contribuenti secondo le previsioni del regolamento che ho prima citato. In base a quanto stabilito da detto regolamento, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a effettuare l'iscrizione negli appositi registri degli aiuti individuali automatici e semiautomatici di natura fiscale fruiti dai contribuenti entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nelle quali gli aiuti stessi sono indicati. L'iscrizione dell'aiuto individuale da parte dell'Agenzia può avvenire solo a seguito della previa registrazione della misura di aiuto o dell'aiuto ad hoc da parte dell'autorità responsabile. La mancata registrazione a monte da parte dell'autorità responsabile e la conseguente mancata iscrizione dell'aiuto individuale, quest'ultima ad opera dell'Agenzia delle Entrate, determinano l'illegittima fruizione in capo al beneficiario delle somme relative a tali aiuti, ai sensi dell'articolo 17,2 del regolamento. Tale disposizione prevede che, con riferimento agli aiuti, appunto, di quell'articolo 10, l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario, ovvero per gli aiuti fiscali entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale. In tale contesto, la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto interviene sui termini di notifica degli atti di recupero di quell'articolo 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e di cui all'articolo 1, commi da 31 a 36 della legge 30 dicembre 2021, numero 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, volti al recupero degli aiuti fruiti in assenza dei predetti adempimenti, prorogandoli di un anno. E veniamo all'ultima misura, appunto, che riguarda più da vicino l'Agenzia delle Entrate, ossia l'articolo 3,12 del decreto. Tale comma prevede al fine di garantire senza soluzione di continuità i servizi informatici del sistema tessera sanitaria e dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici, INI, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova convenzione e comunque non oltre il 31 marzo 2024,
continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e Sogei del 23 dicembre 2009 e dei relativi accordi convenzionali attuativi in scadenza al 31 dicembre 2023. Io avrei concluso il mio intervento, ringrazio innanzitutto per l'attenzione e quindi restituisco la parola. Grazie a lei, dottor Cristallo. Chiedo a qualche collega se vuole intervenire, ha domande da porre. No, nessuno, per cui grazie, dottor Cristallo, per la sua relazione e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Buongiorno.
chiedo scusa, interviene in videoconferenza il dottor Rodolfo Giampieri, che è il presidente di Assoporti, al quale do il benvenuto e la parola. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti i membri delle commissioni. Io ringrazio prima di tutto per l'opportunità che ci offrite di portare il punto di vista di Assoporti, che come sapete è l'associazione che ha come associati tutte le autorità di sistema italiane, le 16 autorità di sistema italiane. Credo che in questa fase, con un parterre così qualificato, è opportuno velocissimamente ribadire quello che in questa fase la politica sta affrontando con grande autorevolezza e attenzione, l'importanza della logistica e l'importanza dei porti all'interno della logistica. Siamo oggettivamente in una profonda rivalutazione del sistema portuale per la sua importanza, per il fatto che attraverso il mare il 90% delle merci sono trasportate da un continente all'altro, da una nazione all'altra, e credo che alcuni effetti della strategicità dei porti li abbiamo colti in questi momenti decisamente tristi, cominciando dalla pandemia, quando i porti italiani non hanno mai chiuso, mentre i porti cinesi hanno chiuso, i porti americani hanno chiuso. Voglio dire, i porti italiani non hanno mai chiuso assicurando i rifornimenti agli scaffali e psicologicamente una cosa non banale, assicurando l'arrivo delle merci e di tutto quello che poteva dare una parvenza di regolarità e di normalità a una situazione che oggettivamente purtroppo non era normale. Oggi abbiamo questi venti pesantissimi di guerra che nascono in una zona decisamente delicata anche per l'Italia, per l'Europa. E la certezza, la sicurezza che il Mediterraneo sta tornando al centro delle grandi attenzioni la dà proprio questo momento, dove il Mar Rosso sta diventando purtroppo un campo di guerra, che sta bloccando alcuni passaggi di navi importanti per i rifornimenti, che attraverso il canale di Suez, come sapete bene, arrivano nel Mediterraneo, e nelle terre del Mediterraneo poi trovano la possibilità di produrre i loro obiettivi, cioè portare merci o in import o portare via in export. Dobbiamo soltanto pensare che in Italia nel canale di Suez passa il 30% della movimentazione mondiale di merci. Ecco, tutto questo per velocissimamente andare a chiudere il ragionamento, per sottolineare che cosa? Sottolineare che questo atteggiamento oggi di parecchi armatori che stanno circumnavigando l'Africa, invece che, cioè rinunciando per ovvi motivi, per alcune oggettive verità, stanno rinunciando al passaggio attraverso il Mar Rosso, attraverso il canale di Suez, il rischio è della penalizzazione del Mediterraneo, qualora, per cui dell'Italia naturalmente, qualora i tempi di questi embarghi si allungassero troppo. La catena logistica sta funzionando, gli investimenti che vengono fatti sui porti stanno funzionando. Io ringrazio l'attenzione del mille proroghe di questo, anche per alcuni passaggi fondamentali del lavoro portuale, perché quando abbiamo detto i porti non hanno chiuso, c'è sempre il fondo della verità, della ricerca del perché, no? Cerchiamo i perché quando le cose vanno male, cerchiamo di capire anche perché le cose vanno bene per alcune cose, per alcuni settori. Non si sono fermati, perché nei porti c'è un'organizzazione del lavoro molto rigida, che va naturalmente modernizzata, ma che nella sua semplice complessità permette a tutti di fare ognuno il proprio lavoro, e permette per cui di poter sbarcare o imbarcare merci e passeggeri in ogni momento, in ogni condizione, e anche in condizioni socio-economiche molto delicate come quelle che purtroppo stiamo vivendo. E il punto di cui stiamo parlando, che volevo appunto andare ad affrontare e concludere,
il comma 2 dell'articolo 8 prevede che cosa? Prevede saggiamente un sostegno a un mondo del lavoro che in questa fase ha alcuni problemi, che sul quale si stanno cercando soluzioni strutturali, e la nostra richiesta è, pur condividendo l'attenzione della scadenza a marzo del sostegno economico, per noi sarebbe importante avere minimo 3 mesi in più, proprio per avere l'opportunità di, naturalmente sono scelte che fate voi, che fa la politica, è di tutta evidenza, ma poter avere quel minimo di respiro che serve oggi, non per prendere tempo e buttare la palla in tribuna, ma proprio perché si stanno affrontando seriamente le tematiche e le problematiche, e purtroppo sono tematiche e problematiche anche abbastanza delicate. Un provvedimento del genere sappiamo bene tutti che riguarda soprattutto, in maniera particolare, due porti importantissimi italiani, che hanno delle situazioni diverse ma che vanno affrontate e risolte. Ultima considerazione, intorno a quel bonus portuale, è corretta, è correttissima, siete saggi nell'incentivazione, della riqualificazione del lavoro portuale che si sta trasformando profondamente, il lavoro portuale si sta trasformando profondamente perché sta intervenendo con forza, per esempio, l'informatizzazione, sta intervenendo con forza il metodo di lavoro. Oggi, come sapete, una nave scaricata da un operatore che ha 30 metri d'altezza su una gru va a prendere un contenitore in maniera scientifica sopra una nave per metterla su un camion. Non esiste più, ormai c'è un'evoluzione molto forte. Ecco, però c'è bisogno di professionalizzare chi fa parte già del ciclo produttivo per non perdere masse di lavoratori e di profondamente formare e informare tutti quelli che cominciano ad affrontare con attenzione questo mondo, che era un mondo marginale. Una volta parlare del mondo portuale era quasi parlare di lavori di serie B, oggi no, oggi insomma c'è una riqualificazione complessiva perché la logistica ha bisogno di persone qualificate. Ecco, la cosa che chiediamo, siccome ci vuole una pianificazione seria per poter far crescere la professionalizzazione di chi è oggi lavoratore, chiediamo un periodo un tantino più lungo per le imprese, ma proprio per creare un percorso di professionalizzazione che non sia il classico momento in cui c'è una situazione in cui ci sono dei corsi d'aggiornamento, tra virgolette, diciamo, che però non hanno basi solide. Qui dobbiamo profondamente riformare alcuni lavoratori per farli essere protagonisti del domani. Poi sappiamo bene, e concludo veramente ringraziandovi ancora, sappiamo bene quanto sia importante trovare risposte professionali alle esigenze di impresa, ma questo soprattutto per creare quel volano fondamentale al quale tutti voi tenete, di creare formazione e occupazione che abbiano un senso logico e non siano troppo distanti. Grazie veramente ancora. E scusate se ho preso troppo tempo. Grazie a lei, dottor Giampieri. Ha chiesto di poter intervenire l'onorevole Ghio. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Brevemente ringrazio il dottor Giampieri, è stato già piuttosto esaustivo nell'evidenziare le necessità di oggi del cluster portuale, ed effettivamente tutti i giornali in questi giorni parlano dell'acuirsi della crisi del Mar Rosso, oltre che per ragioni di carattere geopolitico, per ragioni di impatto sulla logistica e quindi sull'economia, sia insomma dei soggetti che in qualche modo lavorano nella navigazione e nella portualità, ma poi anche nell'utente finale, quindi nei cittadini. Quindi la preoccupazione è legittima e si estende anche a noi che nelle istituzioni cerchiamo appunto di sostenere il cluster e il lavoro portuale. E quindi la domanda ancora più specifica, anche se mi sembra che insomma l'orientamento sia proprio quello di
chiedere un sostegno e farsi e mettere in evidenza la preoccupazione. Ma in un contesto appunto come questo, pensa che la proroga, diciamo, per tutto l'anno del sostegno al lavoro portuale che era stato messo in campo prima per fronteggiare il Covid, poi per la guerra russo-ucraina che comunque ha creato ulteriori problemi anche in questo settore, quindi quello che deriva dall'articolo 199 dell'allora decreto 34 del 20 possa essere necessario per far sì che il lavoro portuale non vada in crisi anche per tutto il 2024. La ringrazio e grazie a tutti. Grazie a lei, onorevole Ghio. Non mi sembra, un attimo, dottor Giampieri, non mi sembra ci siano altri interventi. No, non ce ne sono. Prego, dottor Giampieri. Sì, dottoressa Ghio fa un ragionamento molto, molto pertinente. È evidente che una durata eccessiva di questa situazione nel Mar Rosso, la semplifico in questo modo, giusto per capirci, anche se sembra che ci sia leggeri segnali di ritorno a una pseudonormalità, leggeri segnali di ritorno, incide sul prezzo dello scaffale. La durata in questa fase è ancora... Sei connesso? In questa fase ancora non vengono toccate neanche speculazioni, voglio dire, e neanche... si tocca l'inflazione, però è evidente che la durata può incidere poi, perché se poi le navi devono fare tragitti di una settimana più lunghi, se il bunker costa di più perché già il petrolio, come sapete, è salito del 6%, se tra le altre cose, come sapete, entra in vigore dal 1 gennaio in Europa questa benedetta tassa. Dico benedetta perché siete tutti persone estremamente qualificate, avrei usato altri termini in altri ambienti, e questa tassa, l'ETS, che è una tassa che ha una nobiltà di obiettivo eccezionale, quella del sostenere, condividere un percorso di sostenibilità, ma che viene proposta e prodotta in maniera... posso dire poco ortodossa, perché che cosa succede? Questa ETS, i porti dell'Unione Europea, per cui i porti del Mediterraneo soprattutto, immaginate quanto sono importanti per noi in questo momento, paga il 100% della tassa, i porti della non Unione Europea paga il 50%, il 50% paga Port Said, il 100% paga Gioia Tauro di fronte, lo dico per semplicità di... e grossolanità anche del concetto, però per entrare nello specifico, immaginate che a un armatori importanti, anche italiani molto importanti, ogni nave può costare dai 6 ai 10 milioni l'anno, e se vai di fronte paghi il 50%, una nave nel trasporto dell'anno, immaginiamo quanto risparmio può avere, e purtroppo le imprese lavorano col cuore legato sia al sociale ma soprattutto ai conti aziendali. Per cui c'è una serie di cose che si stanno mettendo tutte insieme che in qualche modo preoccupano. La risposta è l'efficienza del sistema che sta crescendo in una trasformazione profonda, c'è una trasformazione profonda del mercato. In questa trasformazione profonda possiamo mettere l'Italia veramente col petto in fuori per avere ottime performance in questa trasformazione, in questo reshoring, diciamo, in definitiva tradotto, mi piace più tradurlo in italiano, questo riavvicinamento, accorciamento della filiera logistica, per cui riavvicinamento delle aziende a produrre in zone più meno distanti. Ecco, davanti a tutto questo l'Italia ha delle opportunità incredibili, la trasformazione è profonda, la trasformazione va in qualche modo guidata, non va lasciata allo sbaraglio, quello che stava dicendo l'onorevole Ghio è di una importanza incredibile, perché allungare i tempi vuol dire
ripeto, non buttare la palla in tribuna, perché se buttiamo la palla in tribuna sbagliamo, ma avere quel tempo necessario di interpretare, condividere e fare trasformazione in condizioni purtroppo oggi abbastanza difficili, perché ce li siamo detti, ce li siamo appena detti, geopolitica abbastanza complicata in questa fase. Per cui sostengo che è una proposta assolutamente interessante in una logica strategica di trasformazione. Grazie, dottor Giampieri. Non ci sono altre domande, quindi la ringrazio per la relazione, per la cortesia che ha avuto nel partecipare a questa seduta. Ringrazio tutti i colleghi. Adesso sospendiamo la seduta che inizierà nuovamente. Grazie a lei, Presidente. Grazie a tutti voi. Naturalmente riteneteci a disposizione per qualsiasi chiarimento, qualsiasi necessità. Grazie ancora. Grazie, quindi sospendiamo la seduta e verrà riconvocata alle 13:30. Grazie a tutti.